Per una delle nostre passeggiate immaginarie nel territorio castelfranchese, fra le sue bellezze, vorrei proporre oggi, per noi che dobbiamo restare a casa in questo periodo, una passeggiata nello spazio, immaginando di andare a vedere un quadro, ma anche nel tempo, in un certo senso. Il dipinto è un dipinto d'altare che si trova nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castelfranco Emilia, nel quale in un paesaggio deserto, quasi desolato, nonostante la raffinatezza pittorica, vediamo due figure in dialogo. E notiamo come il cromatismo sia di grande bellezza e così il disegno estremamente fluente. E con questi il pittore, che è Francesco Gessi, un pittore bolognese, nella prima metà del Seicento, dedica l'opera a una figura angelica che riconosciamo molto facilmente, credo tutti, per le ali, perché è una figura di grande giovinezza, quasi efebica, e che ha accanto a sé un bambino dall'aria piuttosto smarrita. Si tratta dell'angelo custode e dell'anima del fedele, della persona che gli è affidata. È un soggetto che emerge, diciamo, nella pittura, parallelamente all'idea dell'angelo custode stesso, che si fa strada nella chiesa tra 5 e 600. In precedenza non si aveva l'idea di una custodia personale di ciascuna anima, potremmo dire, che naturalmente era volta al bene di quell'anima, alla sua virtù, ma che al tempo stesso rivela il bisogno di una protezione, di una attenzione speciale che ciascun individuo cominciava a sentire in quel periodo. Possiamo dire che il periodo tra 5 e 600, testimoniato proprio attraverso questo quadro, come attraverso altri che rappresentano gli angeli custodi, sia stato un periodo di grandissima durezza in Europa. C'erano state e c'erano delle guerre molto sanguinose, vi erano state carestie e il tutto culminò nella terribile peste del 1630, di cui in questi giorni di epidemia anche per noi si parla tutto sommato molto spesso. E bisogna dire che questo rappresenta, come dire, la ricerca appunto di un'attenzione, di una protezione che le persone sentivano necessaria. Naturalmente però gli angeli erano sostanzialmente sempre esistiti nella storia della Chiesa perché la Bibbia ne parla. Il termine stesso angelo, che viene dal greco angelos, ha un significato molto preciso. Significa messaggero, nunzio e fa riferimento evidentemente a quel bisogno che gli uomini hanno sempre avuto di sentirsi vicini al cielo e di avere come delle figure che potessero servire a questo avvicinamento. In effetti, la Bibbia, da subito nella Genesi, nel suo primo libro, presenta un'immagine molto forte che è quella del sogno di Giacobbe, uno dei principali patriarchi del popolo ebraico. Giacobbe sogna una scala lungo la quale vede salire e scendere gli angeli ed è una scala che, dice proprio lui, porta fino al cielo. È un'immagine molto bella, riprodotta fra l'altro, come dire, attraverso un affresco di Raffaele della sua bottega. E a questa evocazione così forte, poi nella storia europea, diciamo che gli angeli cominceranno a dare delle risposte anche attraverso alcune figure particolari. Soprattutto emergono gli arcangeli cosiddetti, Gabriele, che tutti penso ricordiamo per l'annuncio a Maria, Michele, che è l'angelo che ha sconfitto Lucifero e gli angeli ribelli a Dio, e poi Raffaele. Raffaele esce attraverso un piccolo libro che si trova nell'Antico Testamento, il libro di Tobia, che racconta una storia, in particolare la storia di un anziano padre che è diventato cieco e che manda suo figlio, il cui nome è Tobia, a fare un viaggio per cercare di recuperare un credito e di riscuoterlo. Lui aveva, diciamo così, fatto un credito precedentemente, quindi deve effettivamente farlo riscuotere al figlio proprio per garantire il benessere alla famiglia. Poiché Tobi, questo è il nome del padre, è un uomo giusto, Dio gli affianca, meglio, affianca al figlio in viaggio proprio Raffaele, il quale consiglierà tutta una serie di cose a Tobia e fra le altre cose lo aiuterà a pescare un pesce dalla cui bile verrà addirittura estratto un unguento che alla fine del viaggio Tobia potrà applicare agli occhi del padre, restituendogli la vista. È una storia che finisce bene, attraverso la quale noi vediamo esprimersi il senso della famiglia, l'idea di un viaggio
la, diciamo, grande fede che sostiene queste figure. E quindi possiamo rimanere colpiti, ma comprendere per quale ragione questa storia diventò in qualche modo molto popolare e si tradusse in iconografia, cioè in pittura, nella seconda metà del Quattrocento a Firenze. La Firenze del Rinascimento è una città dove la classe dirigente è costituita sostanzialmente da mercanti e banchieri, i cui figli molto spesso venivano proprio mandati in viaggio all'estero presso le filiali per fare pratica, perché le filiali delle banche fiorentine erano praticamente ovunque in Europa. E quindi i genitori cominciarono, come dire, ad essere molto devoti all'angelo Raffaele e anche a commissionare dipinti, di cui vediamo per esempio un esempio molto bello di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo, dipinti che rappresentano proprio in qualche modo il senso proprio di necessità di protezione dei loro giovani. Abbiamo infatti un ragazzino vestito secondo la moda del secondo Quattrocento a Firenze, che ha in mano il pesce, mentre l'angelo ha in mano l'unguento, cioè quel piccolo, naturalmente, contenitore che lo ha all'interno, e poi accompagnati da un cane, perché la storia del libro biblico parla anche di questo cagnolino che li accompagna. Ma a Firenze, molto presto, da questa storia ne nacque, come dire, un'altra. L'idea che gli angeli insieme siano appunto di protezione per la vita delle persone. E allora vediamo altri quadri, per esempio di Lippi, Filippino Lippi oppure Francesco Botticini, nei quali Tobia non è accompagnato semplicemente da Raffaele, ma anche da Gabriele con il suo giglio e da Michele con la sua spada. È naturale che in un'immagine del genere forse prevalga un'idea più generale. Non più solo Tobia, ma qualsiasi persona viene a in qualche modo potersi identificare in quel percorso fatto con gli angeli, accompagnato dagli angeli, che sembra un viaggio molto metaforico, il viaggio della vita con tutti i suoi pericoli e le sue possibili difficoltà. Ed è un po' da quest'idea, naturalmente, che emerge un secolo dopo circa l'impressione che ogni anima, ogni persona abbia un custode personale da subito, che è appunto l'angelo custode. Tornando quindi al dipinto di Castelfranco e al dipinto di Gessi, noi vediamo come le due figure rappresentino un angelo che indica verso una direzione che noi non vediamo, di cui non vediamo l'obiettivo, come del resto non vede l'obiettivo neanche la piccola anima che è ancora molto spaurita e un po' confusa. Naturalmente quella direzione, quell'obiettivo è la via della virtù, ma è al tempo stesso l'impressione che l'angelo possa guidare ognuno nella grande difficoltà che è quel deserto che circonda le due figure, che è appunto in qualche misura la solitudine della vita e delle sue possibili difficoltà. Se questo quadro infonde attraverso la sua bellezza e la sua dolcezza in qualche misura una fiducia nell'osservatore, potrei dire che altri dipinti, e in particolare uno che credo sia interessante mettere a confronto, facciano in qualche modo la stessa cosa, ma mostrino anche come la sensibilità, ovviamente, di altri artisti abbiano tradotto questa stessa idea, grosso modo nello stesso periodo. Il paragone, secondo me, più interessante è quello con un artista di, diciamo, seguito caravaggesco, Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino, che dipinge la stessa scena per una chiesa di Rieti. L'ambientazione è completamente scura e non vi è nessun elemento che distragga. C'è semplicemente un crepaccio, una voragine che è proprio ai limiti del dipinto, quindi davanti all'osservatore, e da cui il ragazzino, anima naturalmente, si ritrae molto spaventato, venendo peraltro protetto e accolto dalle mani sollecite e dalle ali, si potrebbe anche dire, dell'angelo. Ora, in questa composizione, altrettanto efficace, anche se diversamente efficace da quella di Gessi, noi abbiamo veramente, come dire, la trasmissione, si potrebbe dire, di un pensiero, che è quell'idea proprio che i cristiani all'epoca cercavano di un'attenzione a sé e di un aiuto a ciascuno. E in questi tempi così complicati anche per noi, possiamo dire che in qualche modo questi dipinti, a partire proprio da quello di Castelfranco, siano in qualche misura l'indicazione di quanto davvero l'arte, la bellezza, possano aiutarci a rientrare in noi stessi e quindi anche a trovare in qualche modo una consolazione, un conforto, e
come sia anche interessante appunto viaggiare in un certo senso nel tempo, vedendo come l'umanità in qualche modo in secoli lontani abbia cercato e trovato delle soluzioni per sé in tempi analogamente difficili ai nostri.